Buonasera a tutti e benvenuti al Barbiere. È terminata questa ventiquattresima giornata di campionato che ha visto la classifica ribaltarsi, come noi avevamo già un po' previsto nelle scorse puntate. Eh, infatti abbiamo visto questa Lazio battere l'Inter e ehm, superandola così in classifica arrivando alle spalle della Juventus con un solo punto di distacco. La Juventus invece ha superato il Brescia e questa volta senza l'aiuto di Cristiano Ronaldo. Ma questa sera avremo in collegamento il Milan Club di Cassano Magnago che penso sia abbastanza soddisfatto della situazione attuale della squadra rossoniera, sesta in classifica e soprattutto della prestazione di Rebic che nelle ultime tre partite l'abbiamo visto sempre segnare. Quindi vi ricordo subito i numeri per contattarci, quindi il telefono fisso, lo zero. 031 33 00 655 e il numero di Whatsapp con cui potete mandarci i messaggi durante tutta la puntata al 335 70 84 396. Noi vi aspettiamo e buonasera, Furio. Buonasera Ministro. buonasera a tutti. Bentornati dal Barbiere. Un barbiere che eh, ve lo posso già anticipare, lo vedrete nelle prossime, nei prossimi giorni. Raddoppia. Eh, saremo in onda anche eh, la domenica fino al termine del campionato, domenica 1 marzo e addirittura il nostro primo collegamento esterno cambierà un po' la formula e non ci saranno più i club ma i collegamenti esterni con gli, con gli stadi. Il nostro primo collegamento sarà nell'immediata vigilia addirittura di Juventus Inter. Bene, eh, parliamo di Milan, finalmente parliamo in maniera positiva in Maniera concreta, un Milan che si riaffaccia sul palcoscenico non di primissimo piano, ma comunque importante dell'Europa League. E Marco, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti. E siamo sempre, il Milan è sempre dietro in classifica, però insomma, questo settimo posto, seppur in coabitazione, rappresenta forse l'ennesimo tentativo se non di resurrezione di tornare in una, in una modalità che se non è di comfort è meno avvilente dell'anonimato, che a un certo punto il Milan ha accarezzato eh, con il decimo posto dopo la sconfitta nel derby. Sì, buonasera Melissa, buonasera Furio. Siamo qui collegati dal Milan Club Puma, dal bar Franco di Cassano Magnago. Tanti tifosi presenti, tifosi che hanno anche ricevuto una visita a sorpresa, vero poco fa. Adesso eh, vi presento Virgilio, che è uno dei, dei nostri padroni di casa per questa sera. Buonasera ciao a tutti, buonasera serata a tutti. Ci spiega un po' questa visita a sorpresa sì, che c'è stata. Abbiamo avuto la sorpresa che è venuto da noi a trovarci il nostro amico Matteo Gabbia che si è appena andato e niente, siamo tutti contenti, siamo contenti soprattutto per il suo esordio di ieri sera che insomma, ha meritato questo ragazzo veramente non solo di giocare, ma finalmente ha potuto far vedere le sue qualità che speriamo nell'arco dell'anno ci siano, siano date sempre più possibilità di giocare anche perché è un ragazzo veramente bravo e merita e qui siamo tutti i suoi sostenitori e siamo veramente contenti non solo dalla sua visita ma anche per quello che abbiamo visto ieri sera Sì, un esordio molto positivo Gabbia che è venuto a trovarvi è un vostro vicino di casa diciamo prima, vero? Esatto. Perché non è di Cassano ma è di qua vicino Esatto, di... è di Fagnanolona e quindi è sempre venuto anche qui con il suo nonno, suoi... sono sempre venuti con noi a vedere il Milan, con il nostro Pulma organizzato per lo stadio e quindi ce lo sentiamo proprio. Adesso siete voi che andate a vedere il Milan. Esatto, Lì, esatto, esatto, esatto. Quindi ci ha fatto molto piacere, abbiamo avuto la possibilità anche con i ragazzi tutto, di fare le foto con lui. Ci ha promesso la sua maglia autografata e speriamo che venga a trovarci sempre di più. Bene Marco, beh, complimenti, sì, Io, io ieri ero a San Siro, Milan Torino. L'ingresso di Gabbia è stato improvviso e inaspettato anche perché nel finale del primo tempo purtroppo si è fatto male Chiaeri in uno scontro con Rincon. Sembrava destinato a entrare Musacchio la prima scelta, poi c'è stato un equivoco, una situazione ancora da chiarire perché Musacchio mentre si scaldava ha fatto segno a Pioli che aveva un problema al ginocchio. Pioli non, non l'ha presa benissimo anche perché insomma la sfortuna si era già accanita in precedenza la mattina quando non è potuto scendere in campo, non ha potuto prepararsi per la rifinitura Cialanoglu, infatti assente e lo sarà ancora per un mese. È entrato Matteo Gabi e ha fatto veramente molto molto bene. Una partita non facile perché il Milan è andato sì in vantaggio presto al 22esimo con il solito Rebic, ma poi ha dovuto resistere, ha dovuto cercare di non distrarsi come troppe volte è accaduto anche quest'anno, e l'1-0 insomma non ha mai vacillato il Mena avrebbe meritato qualcosa di più però è sempre un, un risultato estremamente eh, a rischio fra l'altro Marco, di Matteo Gabbia avevamo parlato molto nel mercato di gennaio era in teoria sulla lista dei partenti il Mena voleva far, dargli la possibilità di poter, eh, di poter esordire se non in A comunque in Serie B in una squadra che la, lo poteva far giocare, eh, la cessione di Caldara, eh, ma soprattutto l'infortunio di Duarte, ha costretto fortunatamente il Milan a, a tenere Gabbia e Gabbia ha esordito. Penso che a questo punto possa considerarsi lui la prima alternativa uh, a Chiaer e allo stesso uh, Musacchio. Bisogna vedere poi l'entità di questo infortunio. Ehm, che che in sensazione ti ha fatto? E che valore può aver acquisito Marco Gabbia dopo un esordio eh, così improvviso ma anche così, così positivo, considerato il fatto che per il Milan da un punto di vista squisitamente economico rappresenta una plusvalenza importante. Sì esatto, uno dei, degli ultimi giocatori rimasti nella prima squadra del Milan che sono cresciuti proprio nel settore giovanile rossonero sicuramente ha colto al volo un'occasione che gli si è presentata perché lui aveva già esordito in Coppa Italia non aveva mai esordito in Serie A con il Milan ieri appunto ha sfruttato l'occasione dell'infortunio di Kier e di questo malinteso che c'è stato tra Musacchio e Pioli Musacchio che lamentava un infortunio però non l'ha detto, detto subito, l'ha detto soltanto quando Pioli lo ha chiamato per mandarlo in campo e quindi per questo anche l'allenatore non ha preso benissimo questa scelta adesso però con Kier che appunto ha avuto questo problema muscolare le condizioni di musacchio oltre a questo problema comportamentale che saranno da verificare entro sabato Gabbia rischia anche di fare il suo esordio da titolare in Serie A contro la Fiorentina appunto sabato sera quindi può essere un'altra grande occasione per lui torno velocemente da Virgilio che... Voleva, stasera, diciamo, siete in tanti tifosi, tanti tifosi qui alle mie spalle, poi ne sentiremo molti di loro durante questa serata. Altri tifosi nella sala qui accanto, però c'è anche un saluto particolare che, che volete sì. fare. Ecco, mh, volevamo tanto e doveroso salutare il nostro presidente Luigi Macchi, che non può essere tra di noi questa sera, che ha tanto voluto anche questa trasmissione, eh, a causa di problemi di salute. È doveroso e anche da parte nostra, oltre a salutare tutti i nostri sostenitori e tutti i nostri tesserati, veramente merita un, veramente un applauso perché veramente è il nostro presidente da tanti anni. Volevo fare un applauso. Ciao, Luigi. Marco, ecco Marco eh, nel, nel frattempo, sì. in sovraimpressione c'è cioè la consueta domanda, una per squadra, le quattro squadre che seguiamo. Milan Inter, Juventus e Napoli e la domanda è molto semplice ma al tempo stesso complicata da un punto di vista soprattutto temporale per il futuro. Pioli è l'allenatore giusto per questo Milan, anche ovviamente per la prossima stagione. Il Milan ormai ci aveva abituato a cambiare un allenatore, anzi due, anche due allenatori a stagione. E volevo sapere appunto dai, dai tifosi del Milan Club. Se Pioli comunque dovrebbe essere riconfermato, se i progressi che sta facendo vedere questo Milan potrebbero veramente giustificare un'operazione che insomma, forse non, di cui non tutti sono convinti, soprattutto a casa Milan. Sì, lo chiedo subito ad Antonio, con altri tifosi rossoneri qui presenti. Buonasera. Eh, buonasera, io sono Antonio. Ciao Fulvio, ci siamo sentiti l'anno scorso. Io sono. Certo. Eh, posso dire che Pioli è migliorato eh, nelle ultime partite è migliorato, mm, non è un allenatore vincente come abbiamo vinto niente. Però, come squadra, è eh, cinque anni che non vedevo giocare il Milan così bene nel primo tempo del derby. derby. E domenica: eh, domen ieri sera, non è domenica, <ride> ieri sera ha eh, fatto qualcosa di bello. Però la squadra si sentiva che era un po' stanca, perché al secondo tempo non siamo esistiti. Io non, non penso che i pioli possa essere ancora il nostro allenatore per l'anno prossimo perché il Milan deve vincere. Io ho una certa età e penso di, che non riesco più a vedere il Milan vincere se non cambia la società. Io, mh, questa società non mi piace. Non mi piace perché presidente del Milan deve essere, non dico Berlusconi perché ce n'è uno solo, uno come Berlusconi, uno che è tifoso del Milan e spende soldi per il Milan. Questi qua, Grazidis, eh, non lo conosco, ma è meglio che non, che non lo conosca. Eh, giocatori, eh, per fortuna ha tenuto adesso andiamo sul discorso Gabbia no? sì. io Gabbia visto, lo vedevo sempre nel eh, Primavera nel Milan, lo vedevo che era un bel giocatore fa lancia anche di 40 metri ciò che i difensori del Milan non sanno fare in difesa siamo un po' scarsi di testa specialmente Gabbia di testa è forte perché lo vedevo faceva anche gol nella Primavera Ieri sera speravo quando c'è stato un calcio d'angolo che è venuto avanti, speriamo che faccia un gol, almeno con l'esordio eh, perfetto, ecco, eh. perfetto, anche perché suo nonno è qua con noi e, e, e siamo coscritti. Eh. <ride> Um, eh, io, io spero eh, il calcio è fatto di eh, giocatori e allenatori e società. Ci sono le società vincenti, le, le società che, che giocano per, per salvarsi. E, e giocatori, società e allenatori che non hanno mai sì, vinto ma Antonio, niente. Noi Antonio, abbiamo bisogno di allenatori che vincono. Antonio, sì. ecco, abbiamo bisogno di allenatori che vincono. Antonio. Quindi Pioli deve restare. Oppure bisogna trovare un altro profilo. Io, in tempi non sospetti, Antonio, concludo brevemente, ero rimasto sconcertato, amareggiato, avvilito per il mancato, la mancata conferma di Gattuso che è stato, mandato, è stato messo nelle condizioni di andare via con due anni di contratto. Adesso vediamo sì. Gattuso cosa Io sta facendo ne... a Napoli. In, nel breve giro di Beh, pochi giorni ha battuto le prime tre della classe e adesso, comunque, punta direttamente a migliorare una, una classifica che a un certo punto sembrava più che anonima. Pioli sì, Pioli no. E se non Pioli, chi dovrebbe essere il nuovo allenatore del Milan? piuttosto che Mastro Giovanni come si chiamava Gian, Gian Paolo, Paolo. <ride> ecco è meglio, meglio Pioli eh, io e te abbiamo avuto qualche discussione l'anno scorso per quanto riguarda Gattuso Gattuso come allenatore non ha ancora dato niente fra dieci anni mai potrebbe essere il migliore allenatore per adesso non è ancora eh però, queste Antonio, partite le ho viste nel Napoli non Antonio, è che abbia giocato Antonio sì, no? eh, dal dopo dimmi. Allegri a Gattuso è quello che ha fatto il miglior risultato arrivando quinto l'anno scorso a un solo Punto dalla zona no. Cepio sì. e chi è che ha fatto sì, meglio di Gatti? E l'ha persa lui. persa lui te l'avevo già detto, ti ho telefonato. Quella sì, con Ludinese in casa te l'avevo detto. Antonio aveva rimontato sì. anche l'Inter, era arrivato a un certo punto fra gennaio e febbraio, era terzo il Milan. Poi sì. che ricordiamo, ricordiamo sì, sì. che comunque. Gattuso era subentrato a Montella e aveva esordito in Serie A, non ha sicuramente giovane, non ha sicuramente questa grande esperienza, ma da un punto di vista proprio del manacco del calcio che esiste ancora, Gattuso è stato l'allenatore che dal dopo all'era in poi ha ottenuto il risultato migliore. C'è stato Inzaghi, c'è stato Miailovic, ci sono stati lo stesso Montella. No, Insomma, quest'anno abbiamo cambiato migliore. due allenatori. C'è è stato e... migliore quando è subentrato. Sì, ma lui comunque, io sono dell'avviso, con tutto rispetto per Giampaolo Pioli, che se fosse rimasto Gattuso il Milan sarebbe cresciuto, a maggior ragione con una campagna acquisti che adesso sta prendendo una certa forma, un certo valore. Eh, Hernandez su tutti, sicuramente, lo stesso Rebic, la rivalutazione di Castiglieco, Benasser che eh, ha trovato insieme a Chiesi nel, nel 4-2-3-1 il, il ruolo ideale. Eh, però appunto quindi pioli sì per la continuità sperando comunque che gli venga allestita una squadra competitiva a questo punto ecco l'importante è quello l'importante è che compri giocatori adatti per vincere non adatti per salvarsi o giocatori che compri a, a un milione per vendere a 10 l'anno dopo perché questa società ha questa tendenza: ha la tendenza a comprare giocatori giovani per valutarli e venderli perché vuole solo guadagnare. Un allenatore che fa l'allenatore del Milan deve, deve spendere, deve, deve perderci perché è tifoso. Questi qua non, non mi sembrano. Io spero di, di sbagliarmi perché io sono milanista, o, o io, o, eh, non dico quanti anni ho perché ne ho tanti. Ce l'ha detto prima, ne ha di, di, di più di quelli che dimostra, te li porta benissimo. Eh, eh, li benissimo. Io, io ho visto, ho visto Milan a Venezia, a Venezia a, a Mest, Milan, che ero a Mestre, fai il militare con Rocco. Perciò puoi immaginarti che cosa ho visto. Io ero già Milanista negli anni 55, 57. Grazie, 59, 60 e 62, e 63. Antonio, Perciò io Antonio. voglio un allenatore che gioca per vincere. Il Milan, il Milan contro 13-14 squadre, non dico tutti: deve partire per vincere, deve andare in campo con la formazione per vincere, poi puoi anche perdere. Ma perdi oggi, perdi domani, perdi, ma dopo se giochi bene, vinci. Grazie, Noi invece Antonio. andiamo in campo per tenere lo 0-0. Grazie Marco, torniamo in studio anche perché Melissa sì. ha ricevuto parecchi e soprattutto importanti messaggi sul suo tablet. Allora no, Per quanto riguarda il Milan sono, ho ricevuto un paio di messaggi e comunque sono eh, tutti d'accordo con il mantenere Pioli che insomma, sta già facendo comunque un lavoro e deve proseguire questo lavoro secondo eh, chi scrive appunto. Mentre ho ricevuto anche un messaggio sui, sul uh, VAR e su, uh, sui rigori che sono stati dati durante questa giornata, non uh, molto congrui secondo, secondo alcuni. Eh, dipende, La var, il VAR è ormai diventato veramente l'oggetto del, della maggior parte delle discussioni che, che ci sono tutte le domeniche, tutti i turni. La verità è che eh, ci sono due problemi di base. Eh, le regole non sono chiare, eh, sono interpretabili, ma la regola in quanto tale deve essere chiara, deve essere decisa e precisa. Il secondo problema è che per le interpretazioni, che i giudizi, che il metro di giudizio deve essere sempre uno solo. Non può essere adattato alle circostanze. Eh, si è parlato molto... Del rigore concesso alla Juventus per il fallo di braccio di, di, di Calabria. C'era stato un episodio simile con rigore in Genoa Cagliari. Poi addirittura il, lo stesso uh, designatore uh, arbitrale Rizzoli aveva detto che un certo, uh, quel, quel tipo di rigore, quel tipo di fallo, non andava sanzionato con il. Il rigore. Quindi il VAR è tutto da verificare, ripeto per l'ennesima volta all'inizio della prossima stagione dovrebbe esserci il VAR centralizzato a Coverciano con uno staff, con un, con un, um, un team di arbitri varisti nel vero senso della parola, quindi ci, è, ci sarà un'ulteriore specializzazione, non solo il direttore in, di gara in campo assistito dal quarto uomo e dai due guardianine, ma addirittura un team con, con arbitri che si occuperanno solo ed esclusivamente del VAR. Altre altre novità non dobbiamo dimenticare fra l'altro che questa settimana Marco ricominciano le coppe, l'Atalanta affronta il, il Valencia a San Siro e poi ci saranno Roma e Inter che si presentano, la Roma si è ripresenta in Europa League, l'Inter invece eh, si presenta eh, in un certo un, un fatto positivo. Liga, io penso che allenatori come Conte nel Milan non arriverebbero mai. E quindi spero che veramente arrivi qualche buon allenatore. Eh? Io, adesso nomi non ne faccio perché per il momento, Pioli, per il momento va bene, con la squadra che ha sono convinto che non sta facendo assolutamente male. Certo che avevamo bisogno, secondo me, di fare un po' di pulizia. Un esempio l'abbiamo avuto lampante l'abbiamo visto ieri sera, anche se magari la stampa o la società sta cercando di coprire la cosa, ma gente come Musacchio, gente che si sentono dei fenomeni è ora di fare un po' di piazza pulita. Io sono convinto che questi giocatori con un allenatore come Conte o un allenatore nel gergo veramente di quelli eh, eh, con gli attributi, questi giocatori il Prato di San Siro non lo vedranno mai. Quindi speriamo, io spero veramente in un buon allenatore, ma io penso che Pioli possa far bene, però dobbiamo acquistare i giocatori. Un esempio lampante è quello di un rifinitore, perché l'abbiamo visto ieri sera, tutte queste occasioni che abbiamo avuto non possiamo assolutamente sbagliare tutti questi gol. Abbiamo visto che a centrocampo, purtroppo, abbiamo bisogno di un rifinitore. Che possa dare l'ultimo pallone per poter far involare le punte. Grazie, Virgilio. Fare gol, grazie Virgilio. Abbiamo sbagliato tantissimo. Grazie grazie. grazie. grazie Virgilio. In effetti poi anche l'assenza per di Cialanovro per problemi fisici si protrarrà nel tempo e per Pioli sarà un altro problema, l'ennesimo da risolvere. Melissa, a questo punto. Andiamo in pubblicità per pochissimo tempo, ma restate con resti perché torniamo tra pochissimo. Allora, io vi ricordo subito i numeri per, per chiamarci: quindi la, il numero fisso lo 031-33-00655, mentre il numero WhatsApp per inviare i messaggi il 335-70-84-396. Ora invece abbiamo subito in linea Daniel Pisani. Buonasera. Buonasera, buonasera Daniel, buonasera Furio. Buonasera Daniel, buonasera. Umore positivo. Ma non, forse non per merito della Juve, ma per merito della, della Lazio, insomma, che ha fermato l'Inter. Meglio avere a un punto la Lazio o l'Inter, Daniel, in questo momento? Guarda, hai già incarnato perfettamente il mio pensiero, Furio. Diciamo che la vittoria della Juve è arrivata ieri domenica sera alle 22.30 più che la domenica alle 5 del pomeriggio. Eh, ti ho già risposto indirettamente, implicitamente, sicuramente è meglio avere un punto la Lazio, non me ne vogliono i tifosi biancocelesti, massimo rispetto, Chapeau per quello che sta facendo Simone Inzaghi, che sta veramente disputando una stagione straordinaria, tra l'altro con una squadra che gioca molto bene, io ti dico la verità, dopo il primo tempo ero più che convinto che l'Inter portasse a casa ancora i tre punti e sono rimasto sorprendentemente sono, sono rimasto positivamente sorpreso da quanto sia riuscito a fare la Lazio. quindi Sicuramente è meglio avere un punto dalla Lazio e avere a tre punti l'Inter, anche perché io credo che la Juve nelle sue esitazioni, al di là degli aspetti tecnici, ci sia anche un aspetto psicologico, questa grande ansia di dover ricere a tutti i costi contro Conte. Ecco Daniel eh, Di Bala, Paolo Di Bala che zittisce i tifosi della Juve. A più riprese, chiede di stare calmi, cerca di di, di essere l'estintore che spegne la contestazione che spegne comunque il malumore del popolo bianconero eh, che nonostante il primo posto consolidato, l'ottavo di finale di Champions, una probabile finale di Coppa Italia continua a contestare Sarri continua a contestare la Juventus. Che cosa sta succedendo? Perché ormai non si tratta più di una minoranza, non si tratta più di episodi isolati, si tratta di qualcosa che alla lunga potrebbe essere particolarmente nocivo, a mio avviso, se non si trova comunque una mediazione, se non si capisce esattamente questi tifosi che cosa vogliono. Anche in questa circostanza, sono assolutamente d'accordo con te, ne abbiamo parlato anche nelle puntate. Precedenti, io farei un distinguo però tra il pubblico esigente vigente Juventino, che è sempre stato così. Io ricordo dagli anni 80 purtroppo <ride> di anni ne ho qualcuno, quando si contestava persino tra Pattoni, a cui non è mai stato perdonato di aver perso la finale dell'83 ad Atene con Hamburgo. Ancora oggi, spesso nelle discussioni, nelle eh, tavole rotonde bianconere si parla di questo argomento. Quindi, figurati, quasi a 40 anni di distanza. E invece chi e in questo caso io chiaramente sono eh, sportivamente parlando contro questa fazione è contro Sarri perché c'è un pregiudizio, perché Sarri non è bello come Guardiola, perché Sarri non è affascinante come Guardiola, perché la barba di Sarri è più incolta rispetto a quella di Pep Guardiola, qui sono tutti i pregiudizi che francamente lasciano il tempo che trovano e mi ha fatto molto piacere chiudendo il cerchio che di Bala pre abbia preso in mano la squadra e abbia, non zittito i tifosi, però abbia fatto capire che in questo momento la Juve, nonostante magari ci possano essere dei contrasti interni, vuole compattarsi perché è arrivata la fase più importante della stagione. Eh sì, però consentimi eh, Daniel, al di là dell'aspetto estetico, il confronto con Guardiola è anche determinato dal fatto, ce lo siamo detti più di una volta e ribadisco almeno io il concetto, non è mai stata la primissima scelta di questa Juve, rimasta spiazzata dal rinnovo e eh, dal voltafaccia, del resto anche eh, caratterizzato da, da cifre importanti di Zidane, e è rimasto um, da una Juve che aveva individuato sicuramente in Guardiola, ma anche in Deschamps prime guide importanti, da una, um, da una frattura fra Agnelli e i suoi principali collaboratori Paratici e Nedved. Eh, soprattutto Nedved che non voleva più Allegri mentre Agnelli l'avrebbe voluto riconfermare insomma la pancina della Juve ha traballato più di una volta sotto il peso di una responsabilità che poi eh, è stata accreditata o meglio addebitata eh, soprattutto a, a, a Pavel Nedved e Paratici è possibile che queste, in queste inclinature queste frizioni, questa ruggine e poi alla fine alimenti anche il malumore dei, 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 um, dei tifosi della Juve e poi anche il retrogusto lasciato da Sarri con, sulla panchina del Napoli, spesso e volentieri con um, delle prese di posizione nei confronti della Juventus che andavano ben al di là dei, dei, di certi limiti eh, calcistici. Potrebbe essere anche questa una causa. Più di un'antipatia che di una contestazione vera e propria, perché l'antipatia è, è una cosa, e la mancanza dei risultati è un'altra. A Sarri si può imputare tutto, ma non il fatto che Supercoppa d'Italia a parte non sia in linea con quelli che sono gli obiettivi della società a proposito di successi. Sì, tra l'altro Furio, lo sai meglio di me che alla fin fine non è semplice rimanere attaccati a tutto io sto seguendo la partita tra Atletico Madrid e Liverpool e Sarri, tanto vi Sarri che comunque riuscite ad arrivare prima in un girone a detta di molti contro un atletico non eccezionale, bene fino a questo momento, poi sappiamo come la Champions, l'Atletico Madrid sta dando scacco matto al Liverpool campione d'Europa e favoritissimo per la riconferma. Quindi non è mai semplice, se volessimo essere cinici e dovessimo guardare i risultati direi che non ci sono dubbi. Io voglio guardare anche oltre, ci mancherebbe altro, anch'io sono perplesso per come siano state interpretate certe partite. Adesso però la cosa importante, visto che mancano solamente tre mesi e buttare la stagione all'aria per un'antipatia o per qualche contratto secondo me vorrebbe dire fare autolesionismo, bisogna assolutamente compattarsi, i giocatori credo che comunque abbiano capito io credo che la società abbia fatto una ramanzina a tutti, sia per il gesto di Dibala ma anche per un dettaglio che secondo me non è passato in secondo ordine che, che, che è passato, scusami, in secondo ordine ma che io ho notato è che Sarri dopo la partita di Coppa Italia col Milan si è presentato per la prima volta in conferenza stampa in giacca al gravatta e ha dichiarato quasi come una resa, d'ora in poi non voglio più mettere in difficoltà la mia società perché ho capito che col marchio Juventus tanti ne possono approfittare. Ha cominciato anche un po' a sfoggiare un po' di juventinità che non guasta. Sì, la juventinità però fa parte del DNA di, di molti allenatori, non è che la vai ad acquistare al il... Al supermercato. Daniel grazie ancora per questo grazie intervento, grazie grazie ci sentiremo lavoro. fra una settimana, saremo in piena bagarre Champions League anche con, con la Juve e Melissa fra l'altro continuano ad arrivare messaggi su tablet a proposito di... Sì che? è arrivata infatti una proposta interessante perché eh, Andrea da Bergamo ci scrive Gullit ha lanciato la proposta di Rijkaard come allenatore del Milan Secondo voi l'allenatore sarebbe giusto per far rinascere il Milan? Ma eh, per quanto mi riguarda penso che mh, Rijkaard ha già dato il meglio di sé proprio fondando le basi del, mh, del nuovo Barcellona, di quel Barcellona che poi ha vinto tutto. Guardiola è subentrato a Rijkaard e ha goduto... Di, della preparazione e di quello che ha lasciato il fuoriclasse olandese che insieme a Gulli e Van Basten ha formato il, il, for, il formidabile eh, trio olandese che ha fatto, le, ha fatto le fortune del Milan di Sacchi e anche quello di Capello. Mi sembra tutto molto remoto anche perché Reichardt è da anni che non allena più e eh, certo bisogna vedere che cosa potrebbe succedere in caso di una, di una chiamata rossonera e una telefonata sentiamo subito chi c'è a questo punto pronto? 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 ciao Furio, ciao Melissa buonasera, ciao, ciao buonasera. Eccomi, eh, volevo dire solo una cosa cioè, non c'entra niente con Juve, Milan, Inter Lazio, vabbè, quello che parliamo sul presidente della Fiorentina o oggi è contento l'altra volta era contento visto cioè, quindi io non capisco il VAR va bene o non va bene ma sai, eh, Cesare, il problema è che bisognerebbe cercare poi di, eh, insomma, con la partita ancora, ancora calda, con gli sfogliatoi bollenti, con la delusione, con la rabbia, eh, poi bisogna saper convivere e eh, Commissione non ha certo l'esperienza tale per cui capire che nella posizione eh, di presidente eh, deve quantomeno moderare eh, i toni e, e soprattutto eh, evidentemente come te ne sei accorto tutte se ne sono accorti altri eh, questa sperequazione, questa differenza di atteggiamento e di comportamento lascia eh, presumere che il eh, commisso appunto sia molto eh, istintivo e sia soprattutto molto sensibile soprattutto a una cosa sola che è la cosa più importante nel calcio vale a dire il risultato, io eh, penso. Appunto, appunto. Poi anche sulla partita de della Juve, io da Juventino, beh, anche se, se perde qua, sono contento su Sarri non sulle se, che perde la Juve, come ben sai tu, ma ecco. Ma, eh, ehi, io dico, Sarri... ma su quadrato così, vedi, anche lì contanti. È lo stesso fallo che ha fatto quello del Brescia, quello scusa, quello del Bologna, era, per me era da giallo, mi dai ragione. Tanti dicevano da rosso, ma lui la tira via la gamba dopo quando vede che fa il fallo. Sì, anche lì... Eh, era da giallo. Che arriva lì molto alle interpretazioni. Capito. Non dimentichiamo che con i nuovi palloni, soprattutto con i nuovi eh, campi semisintetici, ma anche con una, una preparazione fisica notevole e che aumenta in maniera esponenziale di anno in anno, è difficile gestire certi palloni, è difficile gestire certe, certe situazioni. E anche lì deve migliorare, deve essere migliorata la cifra di qualità e di competenza degli arbitri, e il VAR deve essere di assoluto sostegno di fronte a, a situazioni che poi non possono essere interpretate nella frazione di, di, di una frazione di un secondo. Ma meritano un approfondimento che appunto solo il VAR può, può garantire, okay. grazie. Eh, ciao, ciao ciao grazie, ciao Cesare, grazie, buonanotte, buona serata. buona serata. Marco, torniamo a parlare di Milan, di un Milan che si riaffaccia sull'Europa League, però, però un'Europa League che eh, vale, eh, soprattutto da un punto di vista di. Di, di preparazione e di tranquillità estiva solo con il quinto posto perché il sesto o il settimo rappresentano eh, a seconda di chi vincerà la Coppa Italia eh, posizioni scomode perché rischi di dover affrontare addirittura un triplice turno preliminare nel pieno della preparazione estiva e abbiamo visto come molte squadre, non ultima anche eh, in taluni casi l'Atalanta, e Lo stesso Torino l'estate scorsa, poi eh, hanno avuto dei, dei cedimenti, hanno avuto un, un rendimento altalenante. Insomma, nessuno vuole eh, fare questi turni pre, questo turno preliminare, in, che in questo momento sarebbe nelle corde. Nella facoltà della, della Roma, esatto. Sì, nessuno vuole fare questo turno preliminare. Per questo comunque il Milan punterà molto anche sulla Coppa Italia. Ricordiamo, dopo l'1-1 dell'andata alla semifinale contro la Juventus ci sarà il ritorno senza gli squalificati senza Ibrahimo, senza e senza Castiglieco però comunque il Milan parte da questa situazione di pareggio sapendo che in caso di vittoria sarà qualificato per la finale e l'eventuale vittoria della, della Coppa Italia qualifica direttamente per l'Europa League quindi è sicuramente uno degli obiettivi se non il principale obiettivo del Milan in questo finale di stagione io coinvolgo nella nostra discussione Giancarlo buonasera, buonasera. Gian... Volevo chiedere. No, Giancarlo ha delle domande per te. Prima, sì. Di solito al contrario, adesso è lui che ha una domanda per te, Volentieri. poi ci Prego, risponderà Giancarlo. anche lui. I nostri quesiti. Prego, Giancarlo. No, volevo sapere cosa pensava di Pachetà. Pachetà in questo momento è più la della croce che non la delizia del Milan. Un anno fa, è voluto da Leonardo, ho pagato anche una cifra importante al Flamengo, 35 milioni di euro. Si era, si, era, si era parlato molto bene di lui, ovviamente si è esagerato con un uh, raffronto immediato e non meritato mh, nei confronti di Cacà. È un giocatore che ha bisogno di trovare continuità, di trovare una traccia, di capire anche come e dove può essere utile e utilizzato. Ieri sera non mi è piaciuto sotto nessun punto di vista. Eh, qualche spunto, qualche giocata. Eh, molto funambolismo presunto tale, ma poca sostanza. Del resto Pioli è stato costretto a mandarlo in campo al posto di Calanovolo. Che ricordiamolo, si era fermato nella rifinitura mattutina, e eh, un eh, problema eh, muscolare che rischia di tenerlo lontano un mese. Però in pacchetta mi sembra che. Qui al Milan e soprattutto in Serie A abbia fatto il suo, vedremo se ce lo riprenderà Leonardo, ma nel frattempo Melissa c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Chi parla e da dove? Angelo, da Milano. Angelo? Sì. Buonasera Angelo, buonasera. buonasera. Ascolti, secondo me è sbagliata la domanda, secondo me è avere una società, perché da quando è andato via Berlusconi io ancora non ho capito chi comanda. Io vi dico tre tre cose. Prego. Cattuso se è mandato senza prendere soldi perché evidentemente ha capito che era stufo di fare il capo espretorio. Adesso stiamo solamente parlando di mandar via, vabbè, un 39enne che oramai ha fatto il suo tempo, di mandar via quel Buonavventura che è quello più forte che c'è lì, di mandare via Donna Ruma, che è quello più forte. E poi il blasone ci vuole in Coppa Campioni. Che società c'è? A Berlusconi che fa le radioclone anche là dal Brianteo? Oh, mi dispiace che il Milan sia conciato così, ma scusa, ma chi l'ha ceduto? Io, da Milanista? Che società c'è? Non c'è una società? C'è una società che, boh, io non ho ancora capito. Sì, poi no. Leonardo è arrivato, ha comprato pacchetti, ha fatto spendere miliardi e poi se n'è andato. Cioè, ma è possibile che io arrivo lì, compro cinque giocatori poi me ne vado? Cioè, ma ci rendiamo conto il blasone questo, se questo allenatore... Ma a me non me ne frega niente, io voglio una società che faccia un programma vincente come lo sta facendo la Lazio da cinque anni a questa parte. Messaggio e ricevuto, appunto... messaggio ricevuto Angelo. Sì, ah, sono, i suoi dubbi sono legittimi perché questo è un Milan comunque che non riesce ancora a decollare e a restare soprattutto se non in alta quota, una quota che gli consenta di avere dei miglioramenti. È un Milan ricco di contraddizioni, è un Milan che Pioli sta cercando di medicare sul campo e in campo, ma fuori dal campo la, la società sta vivendo un momento... Troppo prolungato di incomprensioni, di mancanza di eh, obiettivi comuni con delle, anche delle, delle contraddizioni molto, molto pesanti. Eh, il problema è che bisogna schiarirsi bene le idee prima a Casa Milan, poi cercare di capire quale e come potrebbe essere il ruolo di Pioli allenatore. Benissimo, un'altra telefonata. Pronto. Buonasera, sono Paolo. Di Bergamo, buonasera. buonasera Paolo. Paolo, potrei farle due domande. Sono tifoso della Fiorentina, Prego, le faccio, naturalmente. Le faccio sulla Fiorentina, certo, certo, Paolo, Nel volentieri. senso che, secondo lei, le faccio un paio di domande secche. Secondo lei, Iacchini anche se la Fiorentina finirebbe in grande stile, secondo le idee di Commisso, l'idea alla grande che ha, sarebbe l'allenatore perfetto per la Fiorentina? Uno, poi sbaglio a dire che secondo me Riberi è uguale come Ibrahimovic nel Milan nel senso la presenza solo formale di questi campioni qua incentiva anche gli altri a dare di più cioè sono di esempio perché è gente che ha vinto tutto no? anche se è un po' ferma in campo però dimostrano che, che ci sono sempre, capisce? Ecco, vorrei solo queste due risposte qua Complimenti per la trasmissione, siete perfetti Grazie, grazie. grazie. Eh, beh, su Commisso, sulla Fiorentina e eh, sugli Iacchini io penso che eh, l'esperienza Montella era stata affrontata da Commisso come del resto anche il, 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 caso, il caso Chiesa proprio per cercare di non entrare in maniera troppo ruvida nella gestione di una società eh, molto importante dopo l'addio dei fratelli eh, della Valle. Iacchini è sicuramente un allenatore che è capace di salvare le squadre dalla A, A verso la serie B e soprattutto di farle promuovere dalla B alla A. Non, non, non ha mai avuto la possibilità di poter competere ad altissimo livello. Questa Fiorentina sicuramente al di là dell'esperienza Montella e con quello che sta facendo Iacchini meriterebbe qualche punto in più perché ha un organico. Di un, certo, di un certo spessore. Per quanto riguarda Ribery, Ribery è rimasto purtroppo ehm, vittima della sua irruenza quando ha preso quattro giornate di squalifica per aver strattonato un guardarine e, e da lì sono iniziati una serie di guai, che poi sono purtroppo per Ribery eh, coincisi e con un, un infortunio piuttosto pesante. <coughs> Ribéry è paragonabile a Ibrahimovic, tant'è che lo stesso Gattuso, quando si è presentato da Gazzidis nell'estate del 2019, aveva chiesto tre giocatori, Ibrahimovic, Benatia e Ribéry. Nessuno dei tre è arrivato, se non Ibrahimovic a scoppio ritardato, e Gattuso ha deciso di andarsene dalla, uh, dal, dal Milan. E adesso vediamo cosa sta facendo al Napoli. Ecco. <coughs> Quindi eh, a, questo punto, a questo punto torniamo al Milan Club Cassago Magnago, e nuovi ospiti. Eh, Marco, eh, che cosa dire eh, soprattutto di quella che è eh, la campagna acquisti estiva del Milan con un Milan che, questo, che potrebbe centrare al massimo, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, solo l'Europa League? Sì, una campagna acquisti che dipenderà ovviamente molto dal risultato di dai risultati di questi ultimi due mesi di stagione dipenderà soprattutto anche da quello che sarà il futuro di Ibrahimovic. Allora abbiamo appena parlato, avete appena parlato in studio di Ibrahimovic e di Riberi di queste figure importanti a livello carismatico, a livello di esperienza. Io chiedo a Gino, che un altro tifosi presenti, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Le chiedo è giusto continuare a puntare su Ibrahimovic anche per la prossima stagione? Nonostante, oppure nonostante comunque il suo rendimento il suo apporto sia stato importante anche già solo nel derby ha fatto un gol, ha fatto un assist ma ha 39 anni è giusto continuare a puntare per il futuro su di lui oppure terminata questa stagione sarebbe meglio salutarsi e, e dirsi addio Ma è giusto puntare su di lui se, se, se i problemi si se sarà assente, di, di, di continuare con il Mino di dare quell'esempio che sta dando adesso se, se si dà da fare come vediamo anche se non corre molto però si sente quando gioca lui, quando non gioca il Milan è senza gioco. Si, non... Per me, se c'è anche l'anno prossimo, a questi livelli potrebbe fare ancora qualcosa nel Milan di adesso. Ma dovrebbe restare avendo ancora un ruolo importante da titolare come sta avendo in queste settimane oppure sarebbe giusto magari puntare sulle AO, far giocare di più le o Rebic, questi giocatori più giovani e usare Ibrahimovic come un Jolly da mandare magari negli ultimi minuti in campo? Ma le AO è... non hanno ancora dimostrato qualche... Ibrahimovic se sta bene, è ancora migliore. Dirà. Potrebbe rimanere l'anno prossimo? Sì, se lui se la sente di fare la chioccia ai due, gioca... due, potrebbe rimanere. Sì. Ma io lo vedo più in campo che... che fuori. Giancarlo, cosa ne pensi su Ibrahimovic? sei d'accordo, dovrebbe no. rimanere? O dovrebbe no, andare... dovrebbe rimanere perché ha dato lui il cambiamento al Milan. Perché Pioli. Ha giocato le prime dieci partite prima che arrivava Ibra, sempre con Suso, non combinava niente. È arrivato Ibra, è stato costretto a cambiare, ha fatto bene. Quindi Ibra dovrebbe restare comunque e anche, anche il prossimo partito. anno. E sì, ma... sì. sì. Pioli, Per me Pioli non è allenatore del Milan. Non è dal mio. e chi vorresti sulla panchina del Milan l'anno prossimo? Adesso vedremo, però. Io Pioli... Se, se, puoi, se deve, puoi sognare, puoi scegliere tu un allenatore. Un tipo come Conte, un tipo. Allegri, no, di certo. Eh. Uno come Conte, uno di carattere, diciamo. Di carattere, Allegri, no. E se ti dico Spalletti? Che neanche, sarebbe. Anche Spalletti, neanche. un altro che gioca una punta sola e basta. Un, un gioco più offensivo? Sì, sì, sì. Ma Pioli. Non lo vedo come allenatore del prossimo anno. Sì, sì. Marco, Mino, sì, Raiola, Mino Raiola, che è sempre molto diretto, eh, a proposito di Donna Rumma e, ehm, e Ibrahimovic, ha spiegato che il destino di questi due grandi campioni, entrambi ovviamente milanisti è legato al progetto di Casa Milan. E um, ha lanciato anche un appello al Fondo Elio, dicendo di, di schiarirsi le idee e di cercare di di far capire agli altri quali sono gli obiettivi veri e concreti per il futuro. Tu pensi che entrambi, anche se hanno età diverse, ruoli diversi, non potrebbero, non, non potrebbero restare a Mina e soprattutto non li potremmo più vedere proprio perché questa mancanza di chiarezza eh, rischia poi di allontanare campioni già milanisti e soprattutto rischia di non far arrivare possibili campioni che non intravedono nel Milan un progetto concreto e soprattutto fattibile? Ma Il rischio c'è soprattutto per Donnarumma. Quello che al termine di questa stagione sarà importante capire: la situazione rinnovi per tre giocatori di minor Raiola Uno, appunto, è Ibrahimovic, che ha il contratto in scadenza. Sappiamo che c'è questa opzione per rinnovare per un'altra stagione. Un'opzione legata ai risultati, al rendimento, alle presenze e ai gol che farà Ibrahimovic da qui alla fine dell'anno. Alla fine, però. La sensazione è che dipenderà molto dalla scelta dello stesso Ibrahimovic, quindi sarà poi lui, parlando con Maldini e con Boban, a scegliere se vorrà rimanere o no. Raiola ha detto che Ibrahimovic ha fatto una scelta di cuore per tornare al Milan. Al momento il suo cuore sembra eh, propendere poi per rimanere al Milan anche l'anno prossimo. Vedremo se sarà ancora così alla fine di questa stagione. Un altro giocatore di Mino Raiola che è in scadenza di contratto a giugno è Bonaventura. Per Bonaventura non si è ancora arrivato a un accordo sul rinnovo del contratto. Non ci sono neanche delle trattative così avanzate in corso. Bonaventura che il suo posto da titolare anche ieri contro Torino, nonostante l'assenza um, per infortunio di Cialanoglu, è partito in panchina con Pioli che ha preferito mandare in campo da titolare uh, Pacheta, e questo può essere un segnale di come Buonaventura non faccia più parte del progetto del Milan per il prossimo anno. Il terzo giocatore, che non è in scadenza a giugno 2020 ma è giugno 2021, è invece Gigio Donnarumma è chiaro che però non si potrà arrivare a pochi mesi dalla scadenza del contratto di Donnarumma per iniziare a parlare di rinnovo, se si vorrà rinnovare il contratto bisognerà iniziare a farlo e a discutere dalla prossima estate su Donnarumma, Raiolo è stato molto chiaro come, come spesso gli capita quando parla e anche molto duro nei confronti del Milan Raiolo ha fatto capire che fosse di peso soltanto da lui già tre anni fa non avrebbe fatto rinnovare il contratto di Donnarumma con il Milan ci ricordiamo tutti quell'estate eh, molto lunga con tutte le polemiche che c'erano state con il contratto di Donna Ruma, che sembrava a un certo punto non dovesse essere rinnovato. Poi, soprattutto per la volontà del giocatore e della sua famiglia, alla fine si era arrivati a questo accordo, un accordo importante dal punto di vista economico, da 6 milioni di euro più un milione da, per il fratello Antonio, che fa il terzo portiere nel Milan. Raiola ha ribadito anche nei giorni scorsi appunto quando è stato a vedere la partita tra Milano e Juve di Coppa Italia come dal suo punto di vista la scelta di Donnarumma di rinnovare non sia stata delle migliori un conto è se rinnova un giocatore come Ibrahimovic a 38 anni un giocatore che ha già dato tutto quello che doveva dare e gioca davvero soltanto per, per l'amore, per divertirsi, per, in una città dove si trova bene lui e la sua famiglia. Per quanto riguarda Donnarumma, che invece è un giocatore più giovane, che ha già fatto tanti anni di esperienza, però è ancora un classe 99, quindi deve fare soltanto 21 anni in questa stagione. Non ha mai vinto niente, ha bisogno di giocare magari anche in palcoscenici più importanti come la Champions League. Se dipendesse soltanto da Raiola, il rinnovo del contratto non arriverebbe e allora a quel punto si potrebbe iniziare a parlare delle varie squadre in giro per l'Europa che potrebbero prendere Donnarumma. Dal Paris Man, alla Juventus per restare in Italia, molto anche in questo caso dipenderà dalla volontà del giocatore. Al momento, appunto, non si è ancora iniziato a parlare di rinnovo. Da qui alla prossima estate, bisognerà cominciare a farlo. Bene, grazie. Io che sì. Gattuso se l'è giocata lui la, la Champions. Con le ultime tre partite, non è riuscito a fare tre punti, soprattutto col Parma che vinceva 1-0, si è tirato indietro la squadra ha preso è, è vero, Quindi è vero. non è rimasto, dice che è colpa sua. Esatto. È vero, c'è da dire anche che aveva, che aveva dovuto fare una rimonta sull'Inter e a un certo punto era terzo con l'Inter quarta. Non è stato neanche molto fortunato. Melissa, in questo momento ci congediamo per poco? perché? Esatto, perché andiamo in pubblicità. <music> Ben ritrovati, sì. esatto, ben ritrovati Adesso dovremmo avere cartacci. Però iniziamo quindi magari a sì. parlare un po' dell'inter. Sì, che c'è in, che in, è, in, esatto. in, è in uh, diretta Carlo. Ci sei? Ci sono, ci sono. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Carlo. Allora è momento non semplice per questa inter. Terzo posto, per la prima volta appunto nel testa a testa con la Juve e l'Inter ha perso una posizione importante, adesso al, alle spalle dell'Inter c'è la Lazio. Che dire e soprattutto che fare per tamponare una situazione che sicuramente non è drammatica, ma rappresenta un segnale d'allarme che non va sottovalutato, secondo me. Certo, però io avrei messo la firma e non so quanti insieme a me a inizio della stagione per avere una posizione di classifica così, sei ancora in, in lotta per il campionato, sei a tre punti da Juventus. Carlo, Carlo, eh, ma, Carlo che... scusami, abbia pazienza non per creare subito un contraddittorio no, troppo nude. So, il, no? cioè... il tanto vituperato, ripeto, il tanto vituperato Spalletti è arrivato due volte quarto. Se arrivi terzo dopo aver speso quasi una duecentanta di milioni fra, gennaio, scusa, fra estate e gennaio, insomma, non è che hai fatto un grande progresso. E comunque... Allora, il progresso lo fai nel numero di punti, perché, comunque, tu è vero, arrivavi quarto allo spareggio con l'Empoli l'anno scorso e con la Lazio due anni fa. Però arrivare a 20-25 punti dalla Juventus adesso sei a 3 punti. Sì, siccome. 2 punti dalla Lazio. Sicuramente. ancora 14 partite da giocare. Io non certo, la vedo certo. così, sinceramente, drammatica. Per cui. Vabbè, Beh, non è più... drammatica, non è drammatica. Comunque, c'hai una, 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 una seconda parte di Europa League che è quasi mezzo girone di un, di un campionato normale perché c'è un turno in più. Si parte dai, dai sedicesimi. Giovedì l'Inter sarà sì, sì, in campo. E poi, poi c'è un fatto che questa Inter eh, denota dei problemi strutturali che poi alla fine si sintetizzano col fatto che va in vantaggio e poi si fa eh, rimontare. E soprattutto consentimi, eh, Carlo, che in questo momento Ericsson è un caso, un caso importante, perché a gennaio, tu me lo insegni, devi prendere giocatori pronti a maggior ragione se sono campioni, a maggior ragione se ti costringono a un esborso in danaro importante, 20 milioni di euro, quando stanno per andare in scadenza di contratto. Eriksen sembrava una situazione di vita e di morte, Eriksen è stato paragonato al grande Lothar Matthäus, soprattutto da un punto di vista carismatico e di forza, stesso ruolo ma sicuramente eh, diciamo, modalità e morfologia differenti. Eriksen in questo momento è il grande assente dell'Inter, ricordiamo la clamorosa traversa colpita nel derby, Eriksen è, doveva essere il detonatore che avrebbe fatto esplodere in senso positivo l'Inter di Conte, ma di questa Inter e di questa esplosione io non vedo tracce, non so tu ma anche perché ma per supuesto, ora Eriksen sta, stanno discutendo molto gli interisti in questi giorni perché Eriksen non gioca mai dall'inizio una partita. Infatti, in... secondo me Ericsson è pronto, Eriksen ha giocato in Inghilterra tutta la stagione fino a che non è arrivato all'Inter, è un giocatore pronto, è un giocatore probabilmente che Conte non voleva, gli preferiva Vidal e questo è stato abbastanza chiaro nella conferenza stampa dopo la partita contro la, la Lazio dicendo se siamo arrivati fino a qui è stato anche senza Eriksen Io, secondo me è stata una, una mossa geniale invece della società e di Marotta che ha battuto la concorrenza e ha portato a casa un campione che mezzo Europa ci invidia perché comunque prendere, l'abbiamo detto anche le altre volte, per 20 milioni di euro uno tra i centrocampisti più importanti d'Europa Ora io dico Conte è un bravo allenatore, ci ha portato in vetta la classifica, si è ancora in ballo anche in Europa League e tutto quanto, trova una collocazione nell'affetto nel tattico dell'Inter ad Eriksen che secondo me è un signor giocatore. Non lo fa giocare e si trova in posto perché comunque abbiamo visto che anche con la Lazio è entrato e ha creato subito un pericolo importante per cui è un giocatore dal quale non si può prescindere. E Carlo, siccome poi dopo il eh, calcio, quando arrivano le situazioni negative, sono come le ciliegie, un, un, una tira l'altra, mi sembra che anche a livello mercantile si prospetti un divorzio inevitabile da Lautaro e, e addirittura poi verrà, tornerà di grande attualità anche la vicenda Icardi. Lautaro nel mirino del Barcellona, una uh, clausola di 111 milioni di euro, Riccardi, non vuole, Riccardi e signora non vogliono restare a Parigi, si parla di un viaggio eh, senza scalo a Milano, Parigi, Torino, alla Juventus, in questa trattativa potrebbe rientrare eh, Quadrado che dalla Juve andrebbe all'Inter. Sono scenari possibili e quanto influiscono? ha già a febbraio su quello che è l'equilibrio della squadra nera azzurra? Se, se un gruppo di professionisti, quale quello che è quello dei giocatori dell'Inter, dell'allenatore, dello staff dirigenziale e tecnico, è serio e, e navigato come quello che c'è, non subiranno contraccolpi se andrà avanti per il campionato, non vinceranno, non lo so, sarà bravura della Juve o della Lazio se vinceranno loro lo scudetto. Però dire che e, e questi giocatori, que, e questa squadra risentirà di queste voci, io penso che stiamo parlando di una società di professionisti, appunto come dicevo, per cui sono voci che ci sono, perché devono esserci, perché comunque il mercato di gennaio, tu, cioè di giugno, tu sai benissimo si, si inizia da adesso, però insomma non credo che cambieranno quello che sarà l'esito e il gioco e l'attitudine al gioco e al gioco. E all'impegno in campo dei giocatori, Carlo. Un'ultima cosa, ti preoccupa la coppiata? Ludvo Gores Sandoria sulla carta, due appuntamenti, due avversari abbordabili, chiamiamoli così no. di facile non c'è nulla. però no, questa, no, inter, questa inter rischia più del lecito? No, secondo me. No, Ludro Gores guardava i risultati, ha perso 6-0 con l'Espagnol nel girone di qualificazione. Spagnol che sta faticando e ormai è spacciato per la retrocessione nel campionato spagnolo. La Samsoria viene da un 5 a 1 in casa con la Fiorentina. Io penso che tra l'altro la trasferta bulgara permetterà di riportare a parecchi titolari, cosiddetti tali dell'Inter. Non credo che giocherà Lukaku, ci saranno delle sostituzioni, ci tornerà D'Ambrosio che comunque riprenderà confidenza con la, con la propria fascia di competenza. Sarà la possibilità di far giocare quei giocatori che hanno giocato meno in questo periodo, lo stesso Lautaro Martinez che ha saltato due turni per la famosa squalifica, e poi concentrare maggiori eh, sforzi e maggiore entusiasmo per la partita con la Sampdoria che a questo punto fa vinta a tutti i costi, mentre invece la partita con, eh, in Bulgaria tutto sommato offre. La, la possibilità di un recupero nelle, nella partita di ritorno la settimana successiva quando rivedremo, quando rivedremo Andanovic fra i pali? Ritornerà sarà comunque in panchina in Bulgaria potrebbe essere titolare già domenica contro la Sampdoria sicuramente se, e, e vorranno provarlo con la Sampdoria per vedere la tenuta del, del dito e della mano in vista della Juventus la partita di domenica 1° marzo in cui l'Inter si giocherà una grossa fetta di credibilità e di scudetto. Grazie Carlo, grazie buona grazie serata, voi. a presto e buon Inter con due partite insomma, che non, devono, non si possono perdere sotto tutti i punti di vista. E nel frattempo il nostro tablet cosa chiede? Sì, allora Fabio da Erba ci scrive una considerazione su partita Inter-Lazio. Allora, secondo lui la gestione di Conte non è stata ottima per quanto riguarda lo schema e soprattutto i cambi. Ad esempio, secondo lui scandalosa la sostituzione di Brozovic, vabbè un po' comica, forse quella di Sanchez che effettivamente ha cambiato forse negli ultimissimi minuti. Ma ehm, sì, certamente i meriti della Lazio sono stati tanti e soprattutto i meriti del suo allenatore ehm, Inzaghi. Simone Inzaghi che è, è, è riuscito nel corso degli anni a creare pur fra alti e bassi un gruppo di lavoro molto molto buono. Delle tre squadre, eh, Juve, eh, Lazio e Inter, in ordine di classifica, eh, bisogna pensare che Sarri e Conte sono la loro prima esperienza alla guida rispettivamente di Juventus e Inter ma invece Inzaghi, appunto, come detto, conosce per filo e per segno la sua squadra, la sua società e gli uomini che ha a sua a disposizione. Vedremo come potrà andar, andare a finire, a parte che tutta l'Italia non Juventina e eh, Interista tifa a Lazio, tornando al Milan Club Cassago-Bagnago, ecco, in questa disputa a tre eh, penso che farebbe piacere, a maggior ragione, ai milanisti non vedere scudettate né la Juve e soprattutto l'Inter. Marco, che cosa ci dici? Sì, chiediamolo velocemente qui: Virgilio, in questa lotta per lo scudetto tra Juventus, Lazio e Inter, ovviamente ti fate per la Lazio. Noi, sicuramente, ti fiamo Lazio tutto spiano, questo è garantito al limone. Secondo, volevo chiederti un, una cosa. Allora, io sono convinto dei nostri dirigenti. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno che siano più presenti anche nelle conferenze stampe, che facciano, ci mettano un po' di più la faccia. Secondo, volevo sapere cosa pensi di questo sartori che ne parlano tutti bene per noi. E poi un'altra cosa, ti dico il detto degli addetti ai lavori delle squadre minori, che dicono? E questo io, secondo me, ci credo. Che un portiere a 50-60 milioni si vende. Io sono convinto che il Milan ci sta pensando, forse ci ha già pensato. Ti dico anche un'altra cosa: spero soltanto che i nostri dirigenti abbiano la forza di fermare giocatori tipo Martens del Napoli, che abbiamo, sappiamo che ha dei problemi con la società. Questo è quello che noi vogliamo dai nostri dirigenti. È chiaro che se avessimo. Tenere ancora Donnarumma saremo tutti contenti Però ripeto Se lo via... dobbiamo vendere per 50-60 milioni eh, Ne ecco. vale la pena Che sappiano investirli bene e Che non portino a casa gente come quelli Che dopo non sappiamo più cosa a chi vendere Che acquistiamo a 30 E poi gli dobbiamo dare a 10 O in prestito e tutte queste cose Volevo sapere cosa ne pensi Certo, certo Ti rispondo dopo questa telefonata Ecco, Melissa Pronto? Pronto? Chi parla da dove? Ah, buonasera signorina. sono Pino da Milano. Buonasera, buonasera. Pino. Eh, bu buonasera signor Fedeli. Eh... Mi ricordi tifoso del? Dell'Inter. Dell'Inter, eh. ah, Pino, allora è cambiata completamente la situazione, bisogna essere ottimisti o, o meno ottimisti? Signor Fedeli, sì. mh, allora mh, come prima cosa volevo dire che quando il Milan vinceva il grande Milan sia di sacchi, di cappello per parecchi anni il Milan ha vinto certo. e nessuno ha mai con gli interisti qualsiasi altro tifoso, si è mai lamentato del Milan che il Milan vinceva rubando perché io non ho mai sentito nessuno dire che il Milan era veramente e tant'è vero che vinceva anche in Europa e nel mondo vinceva in Italia, vinceva in Europa, vinceva nel mondo e io non ho mai sentito nessuno dire ah il Milan rupa assolutamente no, giocava benissimo, era il più forte, questo per dire, a differenza invece della Juventus, no? Che vince molto in Italia, ma fuori dall'Italia eh, non vince, perché la verità è questa. Eh, L'ultimo esempio secondo me è il fallo che ha fatto Quadrado l'altra sera, abbiamo visto che secondo me era un rosso clamoroso perché è andato su con la gamba a martello e non è neanche stato ammonito, no? e quindi San Fedele mi creda, mi sta un po' passando la voglia di, di guardare il calcio. Per questa... Io non sono un fan, mi creda, però vedo veramente delle cose spiacevoli, diciamo così, che non vorrei proprio vedere. A differenza, ripeto, del grande Milan, che con grande merito, era bellissimo, era meraviglioso vedersi, e vinceva perché era più forte di tutti. No? Io non dico invece della Juventus la stessa cosa, non, anche in questi 8 anni, anni che ha vinto lo scudetto, per esempio uno ha, ha, ne ha rubato anche uno al Milan, la storia di Montali secondo me è clamorosa. No? Insomma, in qualche maniera la Juve vince sempre, secondo me, non in maniera limpida, diciamo così, per non andare oltre. Scusate di essere disturbato. No, prego Pino, prego, no, una, una considerazione per carità, sotto alcuni punti di vista legittima, poi questo, questo dualismo spesso ruvido e anche abbastanza esasperato fra Inter e Juve a radici profonde, ricordiamo il famoso fallo da rigore di Iuliano su Ronaldo il, il fenomeno. E dovrebbe, la tecnologia dovrebbe essere più importante, dovrebbe essere più considerata, ma questo VAR non riesce a decollare sotto tutti i punti di vista. Vedremo cosa succederà più avanti. E rispondendo ai quesiti di Gigio da, da Cassago Magnago, eh, ricordo almeno la, la, a livello di comunicazione, si parlava di dirigenti. Eh, spesso e volentieri, anche prima delle partite intervengono, prima o dopo le partite intervengono Maldini e Boman, lo stesso Massara, è eh, una comunicazione comunque eh, spesso di, di servizio. È difficile in questo momento fare delle previsioni su un Milan eh, che eh, vive più di, più di bassi che, che di alti. Eh, adesso bisognerebbe trovare un modo di ottimizzare un finale di stagione e che eh, ha bisogno comunque di eh, numerose vittorie. La zona Champions è molto lontana e questa Atalanta ormai è una squadra di una maturità e di una forza che non lascia presagire eh, crolli. Per quanto riguarda Donnarumma, eh, sì, ho visto che anche Marco De Micheli dava il suo assenso su una quotazione importante. Ma il problema di Donna Rumma non è il valore del giocatore, che è probabilmente di 50-60 milioni di euro. Il problema di Donna Rumma è che se non riesce a rinnovare il contratto entro il 30 giugno di quest'anno del 2020, poi automaticamente va in scadenza di contratto e rischi veramente di, di perderlo se non a zero o poco di più. Correggimi se sbaglio, Marco e soprattutto qual è. La vera situazione, e Raiola è molto abile a giocare su più tavoli. È molto abile a, a, a gestire situazioni in maniera, in maniera contemporanea. Ma come? Il Tonaruma rinnoverà prima del 30 giugno o no, secondo te? Ma da quello che filtra adesso è difficile che possa arrivare un rinnovo a breve tempo, anche perché, come dicevo prima, non è ancora iniziata una vera e propria trattativa, cioè Raiola, il Milan, e Maldini e Boban non si sono ancora seduti a un tavolo per rinnovare. E questo in un rinnovo, una trattativa che eh, si annuncia essere comunque abbastanza lunga, abbastanza complicata, come quella del rinnovo di un contratto eh, importante anche dal punto di vista economico come quello di Ronarum, ma sicuramente il fatto che non sia ancora iniziato una vera e propria discussione lascia presagire che non ci sarà una, un annuncio, una decisione in tempi brevi. Consideriamo poi che anche a giugno... L'Italia e Donnarumma sicuramente saranno impegnati all'Europeo, difficilmente poi Donnarumma potrebbe decidere di rinnovare il contratto tra la fine del campionato, quindi intorno al 15-20 maggio e la fine dell'Europeo. Dopo l'europeo ci sono le vacanze, quindi poi ogni discorso rischia di scalare e di andare almeno a fine luglio, quando presumibilmente poi Donnarumma ricomincerà ad allenarsi appunto dopo, dopo quest'estate passata molto in campo, ci si augura soprattutto con la maglia della nazionale azzurra. Quindi i tempi rischiano davvero di allungarsi e più si allungano i tempi, più diventa difficile per il Milan riuscire a rinnovare questo contratto e soprattutto riuscire a farlo in tempi brevi per avere poi anche un maggior potere dal punto di vista contrattuale, perché se non rinnova il contratto, come dici giustamente tu, eh, entra nell'ultimo anno di, di, di contratto appunto con il Milan-Donnarumma e allora a quel punto poi se anche dovesse essere ceduto il Milan non potrebbe chiedere quei 50-60 milioni che sono probabilmente il reale valore eh, in, di, del cartellino di Donnarumma, vista anche la sua giovanissima età. Ma con un contratto in scadenza da qui a 10 mesi, immaginiamo di parlare del prossimo luglio, quindi con un contratto in scadenza dopo 10 mesi, sicuramente il Milan non potrebbe avanzare delle pretese dal punto di vista economico così alte. Infatti, questo è un problema anche perché il, mercato, il prossimo mercato estivo sarà un mercato eh, reso più importante, più interessante da alcuni riscatti, ad esempio nella posizione di Rebic, anche se. Si tratta comunque di un contratto che avrà a livello di prestiti una durata di 18 mesi. Una telefonata per noi, Melissa. Pronto? No, no non c'è più questa telefonata. Linea. Ecco, ci sono tante questioni ancora in ballo eh, per il Milan per quanto riguarda eh, prestiti riscatti, obbligo di, obbligo di riscatto. Ecco qual è il, eh, qual è il giocatore? Ve lo chiedo dopo, perché è tornata la telefonata. Vai, Melissa. Pronto? Pronto? Chi parla e da dove? Io parlo da Milano. Come si chiama? Carmine, sono un intervista. Buonasera. Buonasera, Carmine. Eh, ma... Pronto? Pronto? Sì, Carmine, è in diretta, dica pure. Eh, allora, mi, mi dico una cosa, ma conta che... A me a Roba di Pelle non mi piace, non mi piace, eh, piace nemmeno come parrucchino né niente, sono buon interista, prima cosa. Sì. Ma a che fine farà l'Inter? No, L'Inter in questo momento è, è nelle mani di Conte ed è, ed è almeno in impegnata su tre fronti, il campionato, l'Europa League e la Coppa Italia ha buone possibilità di centrare tutti e tre gli obiettivi. È un Inter che deve migliorare la continuità di rendimento e sicuramente la situazione che nessuno aveva previsto fino a qualche mese fa era la presenza di un terzo incomodo come, come la Lazio. Una Lazio che rispetto a Juve e Inter ha il uh, vantaggio eh, di poter fare a meno uh, delle, delle coppe, di non disputare le coppe. L'unico problema vero in questo momento è questo. Va bene, grazie Carmine, siamo in, in chiusura e a questo punto torniamo a Castano Gomagnago per i saluti. Marco, saluti a te ovviamente e al Milan Club che ci ha ospitato. Avremmo voluto salutare Matteo Gabbia, ce lo saluteranno eh, i suoi super eh, tifosi. E devo ammettere che si tratta veramente di una bella sorpresa. Avevo, io lo seguivo nella primavera, poi ho avuto un'esperienza, eh, se non sbaglio, in Serie C. È tornato. Ogni volta sembra sempre che debba partire d'estate o d'inverno, e, e l'hanno tenuto, hanno fatto bene. E merita, secondo me, la riconferma già contro la Fiorentina. Ma, eh, Marco, vai con i saluti. Sì esatto un saluto qui da, da Cassano Magnago dal Milan Club diceva ha ragione merita di giocare anche contro Sì ha ragione hai ragione Furio sì. Furio hai ragione senti io vorrei un, una società nuova uh -huh. una nuova società ho sentito sto Arno lì che ne dici te qui... di eh. sì, il problema è che il di lui il problema è che una nuova società, un nuovo padrone si avvicinerebbe al Milan, innanzitutto Elliot, il fondo Elliot, l'attuale proprietario, deve avere la volontà di, di vendere, ma soprattutto si avvicinerebbe con un progetto di fattibilità di stadio, con il restauro di San Siro e con la costruzione del nuovo stadio, alla fine se no non si potrebbe fare eh, nulla. Bene, noi vi salutiamo Marco, salutiamo tutti, siamo in chiusura. Ciao, buona buonasera a tutti, buonasera a tutti, buona Grazie ovviamente Ciao, ai nostri grazie tu, telespettatori, no. grazie, grazie mille, grazie ai nostri telespettatori. L'appuntamento con il barbiere del martedì, bisogna precisarlo, è fra una settimana e poi dopo con il primo marzo ci sarà eh, la eh, domenica del, del barbiere. Dalle 17 alle 19 eh, tutte le domeniche ci collegheremo con i campi esterni e seguiremo eh, una domenica di grande calcio come sempre. Grazie Mielisse e buona, buona serata anche Grazie a te. Grazie Furio, buonanotte a tutti e a martedì prossimo. Grazie.